Sono Lucia Malaspina, insieme a mio marito Niccolò sono la proprietaria di questa casa, cioè della Villa La Riniera, che è una casa della metà dell'Ottocento. Siamo sulle colline di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e questa casa, oltre a essere la nostra casa, è anche al centro di un'azienda agricola dove c'è un'attività florovivaistica, e cioè siamo produttori di piante e fiori di peonia. Adesso vi faccio fare un piccolo giro in casa. Vi porto in uno dei salotti del pian terreno, in particolare in un salottino dipinto con dei pannelli dipinti in stile Settecento, una sorta di boschereccia che circondano tutta la stanza. La villa è stata costruita dai marchesi Rusconi nella metà dell'Ottocento. I marchesi Rusconi erano di Bologna e utilizzavano la villa come residenza estiva per la famiglia e anche per l'amministrazione dei poderi che erano intorno alla casa, intorno alla villa, che erano coltivati prevalentemente a vite. Questa stanza dal bel soffitto affrescato, con agli angoli riportati i vizi e le virtù legati al cibo, era la camera da pranzo della villa dei marchesi Rusconi. E poi è diventata invece il salotto preferito della zia, della prozia di mio marito, Giuliana Gardi, che ha acquistato la villa alla fine degli anni 40 e ha abitato qui fino a quasi 100 anni. Mio marito e io viviamo in questa casa dal 1992 e qui abbiamo cresciuto i nostri tre figli. La villa è circondata da un podere di circa 15 ettari e da un grande giardino romantico, in cui da tanto tempo vivono delle belle peonie e adesso vi porto a vederle. Quando siamo arrivati a vivere alla Riniera all'inizio degli anni 90, alcune belle piante di peonia esistevano in giardino, in particolare alcune piante di peonia arbustiva della varietà Duchesse de Morny, che è una varietà francese, tra le prime ad arrivare in Italia, molto diffusa nella zona di Bologna, sia nelle ville, sia nelle case di campagna, ma anche nei giardini di città. C'erano alcuni esemplari di questa Duchesse de Morny che ovviamente adesso non è al massimo del suo splendore perché siamo in autunno. La fioritura è di questa varietà in aprile e vi invito a vedere la nostra fioritura per la prossima primavera. Però le peonie, in particolare le arbustive, sono piante molto belle, molto decorative in giardino, anche al di fuori della fioritura. E per esempio, come potete vedere, questa varietà che si chiama Anakisoi, ma anche molte altre, hanno una bellissima fioritura di legno, cioè questi sono i frutti che
che contengono anche i semi, che poi possono essere seminati, che sono molto decorativi e a noi piacciono molto. E in effetti per lunghi anni abbiamo goduto delle piante di peonia solo per il nostro piacere in giardino. E c'erano gruppi di peonie erbacee e queste belle piante di peonie arbustive. Negli anni sempre più varietà di peonie hanno invaso il nostro giardino e dalla nostra grande passione per questo tipo di piante, dalla consapevolezza che in questo territorio e con il nostro clima potevano prosperare molto bene, è nata Peonia Mia. Peonia Mia è un'azienda per la produzione di fiori recisi di peonia e di piante di peonia. A questo punto comprende circa 150.000 steli di peonie recise all'anno e circa 3.000 piante che vendiamo ai privati e alla media distribuzione. Abbiamo oltre 300 varietà di peonia nella nostra collezione. Negli anni le peonie hanno invaso il giardino, quindi, e poi hanno invaso anche l'azienda agricola che circonda questa casa. Infatti praticamente è diventato un giardino azienda e un'azienda giardino, e i campi sono proprio attaccati al giardino e in primavera costituiscono uno spettacolo meraviglioso che viene visitato da moltissima gente, sia del territorio ma a questo punto anche da fuori della nostra regione. La produzione di peonia mia avviene nei campi antistanti la villa, circa 4 ettari, in cui coltiviamo sia le peonie per la produzione di fiori recisi che le peonie per la produzione di piante. Abbiamo circa 40.000 piante in tutto e praticamente facciamo un lavoro che ci impegna tutto l'anno, ma principalmente a due periodi di intensità maggiore. Uno ovviamente è quello della primavera, in cui raccogliamo, lavoriamo, conserviamo e spediamo o vendiamo direttamente in azienda i fiori recisi. Facciamo anche spedizioni online ai privati, nonché vendiamo alla media e grande distribuzione. Questo è il periodo autunnale, in cui invece prepariamo le piante sia per la vendita online, per la vendita qui in azienda e per la vendita alle fiere a cui partecipiamo, sia per la messa a dimora dei nuovi campi di produzione, sia per la riproduzione delle piante da vivaio, sia per la produzione di fiori recisi, delle varietà che più ci interessano. In particolare Jeff e Ok stanno appunto tirando fuori, estirpando delle piante che poi verranno lavorate e preparate per la vendita o per il reimpianto. Abbiamo utilizzato come unico magazzino di lavorazione la vecchia scuderia della villa. Poi negli anni successivi, qualche anno fa, abbiamo costruito la casina delle peonie, dove abbiamo realizzato anche la cella frigorifera che serve per la conservazione dei fiori recisi durante la primavera. La utilizziamo anche per come negozio delle peonie, come Peony Shop, e anche per ricevere tutti coloro che vengono a trovarci e per fare degli incontri con naturalmente il tema delle peonie sotto tutti i punti di vista.
Poi invece parte della lavorazione è sempre avvenuta sotto i grandi cedri della villa, che proteggono dal sole e dalla pioggia e anche dal vento per la lavorazione delle piante di peonia, che avviene per l'appunto in questo periodo autunnale. E ci sono Agnese e Simonetta che per l'appunto fanno questo tipo di lavoro. Una volta che gli uomini in campo hanno manualmente preso la pianta, noi la laviamo, tagliamo le foglie che in autunno si seccheranno completamente, e una volta lavata e ripulita dalla parte aerea la dividiamo, quindi sezioniamo la radice che sta completamente che stava completamente sottoterra. Le varie divisioni sono poi destinate alla produzione di radice nuda, di vasi per la primavera e per il reimpianto nel nostro campo. Tutto il giardino della villa si è trasformato in un grande vivaio, sempre brulicante di attività e pieno di visitatori che ci vengono a trovare. Tutta l'attività di Peonia Mia coinvolge oramai la villa, e anche le vecchie cantine, una volta adibite alla lavorazione, alla conservazione dell'uva e del vino, oggi servono per la rimessa di materiali relativi alle peonie. Mentre al piano terra della villa sono state ricavate due suite, quindi che vengono utilizzate come bed and breakfast per tutti coloro che vogliono venirci a trovare. Dato che in questa stagione non possiamo farvi vedere la meraviglia della fioritura dei nostri campi, vi lasciamo con delle immagini della scorsa fioritura. E vi invitiamo e vi aspettiamo per le fioriture prossime a venirci a trovare di persona a Castel San Pietro.